Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Ecco a voi una piccola anteprima di quello che andrete a vedere tra poco. Questa è la mia routine, diciamo aggiornata, anche se per la verità non è cambiata di molto per quanto riguarda le mie pulizie serali. Queste pulizie di solito le vado a fare ogni sera, ma vi dico la verità, molte volte quando sono particolarmente stanca lascio perdere se magari il giorno dopo ho una mattinata libera in cui posso dedicarmi appunto a queste pulizie. Ma lo svegliarsi la mattina e ritrovare la cucina e la zona salone già in ordine ti fa comunque iniziare la giornata con il buon umore, quindi cerco comunque di farlo il più spesso possibile. Questa, come potete vedere, è la situazione che mi ritrovo praticamente ogni sera: piatti da lavare o da caricare nella lavastoviglie, briciole per terra, il tavolo da sistemare e anche la parte del salone. Quindi mano a mano in questo video andrò a mettere a posto tutte queste cose. Le bimbe prima di andare a dormire hanno messo a posto tutti i loro giochi e questa loro abitudine, la verità, mi aiuta tantissimo nel mettere a posto più tranquillamente il salone, perché di solito quando ho tutti i giochi in mezzo ci metto molto molto di più. Non fate caso ai cuscini sfoderati del divano, perché lo vedrete nel prossimo video, che sarà un cleaning motivation fatto nel weekend. Piano piano sto andando a pulire tutto il divano e a sfoderarlo. Inizio quindi a mettere a posto tutta la zona della cucina. Perdonate la mia tuta effetto orsacchiotto, sembrerebbe strano, ma comunque sia, da noi ancora il bel tempo non c'è, nel senso che la sera ancora c'è un po' di freddo e quindi mi sono messa questa tuta che spero di archiviare il prima possibile in qualche cassetto e iniziare a mettere le cose più leggere, perché di questo tempo assolutamente non ne possiamo più. Se sentite delle voci in sottofondo sono Christian e Adele che discutono per quanto riguarda la trama di Dragon Trainer, che Adele ha guardato tipo un miliardo di volte. Ma comunque ritorniamo al video. Come secondo step carico la lavastoviglie con i piatti della cena, con le cose che mi sono rimaste nel lavandino, e do una sistemata generale. But nothing never ever ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. That you weren't nice, but now I am telling you I'm going to smile. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But now the never, ever, ever seemed to be over. I saw her. Come sempre non potevano mancare i piatti che non ci sono stati in lavastoviglie. Inizio subito a farli con questo detergente piatti della Dexal che ho comprato da Eurospin, e spero che questo detergente mi aiuti un po' con le allergie che mi vengono alle mani. Voi lo sapete, io metto la maggior parte delle volte i guanti, però molte volte quando sono di fretta assolutamente non li uso, quindi spero che sia abbastanza delicato per la mia pelle.
looking back, I'm on the right track. Here she goes. Lucky, lucky, lucky me. Sicuramente nel prossimo periodo, e vi ripeto, se sentite urla sulle bambine che giocano, non vi preoccupate, sicuramente nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, non lo so quando il lavoro me lo concederà, dovrò fare un po' di ordine in cucina, soprattutto nei mobili, perché questo delle merendine, dei cereali nella parte di sopra, tengo il latte e i pelati, è in condizioni pietose, quindi devo sicuramente dedicare un video alla sistemazione dei pensili della cucina. Dopo aver finito di sistemare la cucina, inizio a dare una riordinata ai giochi delle bimbe. Io di solito tengo solo questi due box in salone, ma la maggior parte delle volte ci arrivano anche giochi che di solito stanno in cameretta. Quindi inizio a riportare i giochi nella loro cameretta e a dividere un po' il macello che hanno fatto, mettendoli a posto. Naturalmente io li sto insegnando a riordinare, però non posso pretendere che siano precise come lo sono io. Naturalmente in terra ci sono i residui di briciole della cena, ma a quest'ora non posso assolutamente utilizzare il Dyson e quindi mi accontento della classica scopa per togliere i residui, e poi l'indomani mattina andrò a passare più approfonditamente l'aspirapolvere. Una cosa che mi piace fare, ma solo se ho energie, quindi la maggior parte delle volte assolutamente no, è preparare già velocemente il tavolo per la colazione, dato che Adele d'Asia in questo periodo gli piace fare colazione con la tazza, le sto insegnando a mangiare i cereali, insomma sto cercando di eliminare il biberon, anche se molte volte lo uso quando siamo in ritardo, sono di fretta la mattina, quindi metto la tovaglia, metto le tazze, le loro tazze preferite, e metto anche la mia tazza con il brick di ceramica che uso anche per il caffè, già pronto nella caffettiera, nella macchina del caffè, scusate, in modo che la mattina sia già tutto pronto per fare colazione. Ascoltate, io sono 3 ore che sto tentando di registrare questa parte del video a spiegarvi cosa cavolo
sto facendo niente, sto facendo una benedettissima lavatrice, non me ne libero mai, ogni benedetta sera sono, guardate ragazze, questo è un dietro le quinte, sto ridendo con mio marito perché non riesco a registrare sto benedetto messaggio finale, quindi ve lo registro così, facendo una bella risata. Dopodiché vi invito come sempre a iscrivervi al canale, mettere un pollicino in su per farmi capire se questo video vi è piaciuto. E niente ragazze, niente, poi mio marito vuole fare pubblicità del suo canale Twitch, ma non glielo faccio assolutamente perché mi deve pagare. Vabbè ragazze, lo so, questo fine video è stato abbastanza strano, però capite a me che quando si registra l'audio fuori dal video si fanno tante di quelle cavolate che non potete capire, quindi accettatemi così come sono, io vi mando un bacio e vi invito a vedere il prossimo video. Ciao ciao!